Sì, allora intanto volevo ringraziarvi per essere venuti, perché l'idea è venuta a me di vedere se riuscire a confederarci, perché spesso siamo un po' tutti, ci distinguiamo con le nostre, c'è quota 41, c'è l'opzione donna, ci sono i disoccupati, andiamo a elemosinare qualche piccolo spazio in TV, ci fanno stare al freddo 10 ore per parlare un minuto, e poi siamo in 20, 10, oggi non siamo tantissimi, però tanti hanno scritto che non potevano, l'orario, perché per fortuna qualcuno lavora. Quindi in generale volevo dire che questa sperimentazione io spero che vada avanti, perché per me tutti hanno pari dignità e non facciamoci la lotta tra di noi, cioè non è che io disoccupato devo affossare l'esodato oppure l'opzione donna. Secondo me tutte queste richieste hanno di pari dignità, e mi auguro che, e non che chi è più organizzato o chi ha più conoscenze politiche poi ottenga magari la sua cosa, perché poi questa, come potete ben capire, diventa la guerra tra poveri, e quindi favoriscono magari un gruppo e sfavoriscono tutti gli altri. Secondo me, quando si parla di lavoro, secondo me tutti hanno pari dignità, lavoro e problematiche legate al lavoro. E allora a questo punto arriviamo al discorso che parlo dei caregiver, cioè il famoso lavoro di cura, che sento che molti si riempiono la bocca. Allora, il lavoro di cura è chi accudisce il familiare, quindi lo fa in modo gratuito intanto, quindi toglie un bel costo alla società, perché una persona che viene messa in un istituto costa 4-5 mila euro al mese, non lo dico io, sono stime ufficiali, questi sono i costi. Quindi questa famiglia, questa persona, che spesso è una donna, che se riesce concilia il lavoro a questa cosa qui, oppure smette di lavorare pur di accudire la persona disabile, però fa un grosso beneficio alla società, perché se non si dovrebbe curare questa persona, la società, quindi fa risparmiare già un sacco di soldi. Allora tu che già lavori o hai smesso di lavorare, hai diritto anche tu al sollievo? Hai diritto a quelli che sono principi generali? Cioè, mi dai quello che si adesso vedete. Praticamente il diritto alla salute, al riposo, ci sono molte di queste persone che non si operano, non si fanno operare, perché di giorno magari hanno qualche centro diurno, qualche punto che riescono e hanno qualche ora libera, ma la notte non c'è nessuno. Anche a Milano ci sono certi posti tipo il Dognocchi, cioè... praticamente chiedono 110 euro al giorno, quindi anche senza voler dire che è per malattia, ma anche solamente per dire faccio una vacanza di 4 giorni, un weekend, io devo spendere ogni volta che faccio una vacanza, devo aggiungere al costo 110 euro in quei pochi posti che ti tengono la persona disabile, pochissimi posti, perché ovviamente ce ne sono pochi a Milano. Quindi c'è un diritto alla salute e al riposo che viene calpestato, perché io quando torno a casa, io ho un figlio disabile dalla nascita, io quando tornavo a casa dal lavoro cominciavo a lavorare di nuovo, perché dovevo cambiarlo, dovevo imboccarlo, cucinargli, dare da mangiare, vestirlo, metterlo a letto. Quando c'è il sabato e la domenica, il caregiver lavora al massimo, perché ce l'ha dalla mattina alla sera. Quindi è proprio un discorso che si ribalta tutto, tu lavori 24 ore su 24, perché alcuni ragazzi bisogna anche vegliare di notte, perché potrebbero avere problemi di nutrizione, eccetera. Per cui quando c'è la vacanza, proprio la vacanza che tu vai via e il tuo figlio ce l'hai con te, lavori ancora di più, quindi non ti riposi, perché ce l'hai dalla mattina alla sera. Quindi mio figlio che va al CDD almeno la mattina lo accudisce qualcuno, lo cambia qualcuno. Quando invece sono in vacanza o le festività, io lavoro di più, o comunque lavoro tutto il giorno per la persona disabile. Questa cosa non è mai stata riconosciuta, era riconosciuta in tutta Europa, vi garantisco che il caregiver aveva un riconoscimento con differenti leggi, ma la figura è riconosciuta. In Italia ci abbiamo messo più di 20 anni, abbiamo fatto anche dell'interpellenza a Bruxelles che ha bacchettato il nostro governo, e solo l'anno scorso hanno fatto una cosa un po' vergognosa, perché hanno riconosciuto un fondo per 3 anni di 20 milioni, che è pochissimo, non so se la pensa, perché l'hanno finalmente votato, ma non hanno fatto nessuna modalità di attuazione. Quindi praticamente questi soldi, questi più di 20 milioni, che poi ce ne saranno anche 20, non verranno spesi se non con i futuri
che verranno eletti, che mi auguro che metteranno mano a spendere questi soldi, perché se no li hanno solo stanziati a parole, che sono anche pochi, perché dovrebbero servire appunto alla previdenza, a fare per esempio che i contributi si vengano messi nei contributi figurativi, perché se tu smetti di lavorare per la coviglia un disabile in pensione con le nuove leggi non ci vai più. Allora mettigli i contributi figurativi, non pagarla 5.000 euro al mese, ma almeno paga i contributi, perché sennò questa persona lavora e, ripeto, fa risparmiare, perché non è obbligata, potrebbe dire non ce la faccio, va nelle istituzioni. Poi anche una tutela assicurativa per le donne casalinghe, qualcosa hanno fatto, ma mia moglie per esempio non è qui, ma ha un ernia al disco, perché mio figlio pesa 85 kg e anche se non lo solleva, ma l'ha sollevato, ma il vestirlo, girarlo nel letto, non so se sapete, per l'infermiera almeno riconosce prima di tutto che può essere una malattia professionale ammalarsi di queste cose, e secondariamente avere un'assicurazione, perché ribadisco, se tu poi ti ammali non sai più a chi rivolgerti per poterti far aiutare in questi lavori. E anche qui l'adeguamento all'aspettativa della vita mi sembra veramente una stupidata. Hanno fatto una cosa che è indecente, cioè il caregiver è stato incluso in situazioni come quota 41 e APE, no? APE sociale. Quest'anno che hanno fatto la lista di chi appunto non doveva avere l'adeguamento dell'aspettativa di vita, sapete cosa è successo? Che la badante rientra in chi è esentata dall'adeguamento dell'aspettativa di vita, è in queste categorie. La badante però retribuita. Il badante che lo fa gratis ha l'adeguamento, capito? Quindi è incredibile. Io ho letto badante, ho scritto nei nostri gruppi, che siamo anche 7-8 mila in Italia, e mi hanno detto: guarda che ti sbagli, c'è l'adeguamento. Quello è per chi fa il mestiere di badante. Perché se tu lo fai gratuitamente non è un mestiere, ma fai le stesse cose. E allora perché per quello vale l'adeguamento e per i caregiver no? È incredibile. E altra cosa che forse non sapete, chi fa questo genere di mestieri, che non solo sono il badante, ma in generale chi ha a che fare con la fragilità, ha una percentuale di stress molto alta, perché insomma non è che lavora proprio facendo cose piacevoli, alle volte è anche un po', insomma deve fare dei lavori ma non ha tutti questi riscontri positivi. Spesso se c'è una persona anziana, quella lì starà sempre peggio, no? In modo degenerativo, e quindi poi magari arriverà anche a lasciarla, di una persona cara. Per cui questi lavori, c'è un premio Nobel americano che si chiama Blackburn, che ha fatto uno studio sui telomeri, che dice che l'aspettativa di vita è mediamente da 10 a 17 anni meno della media. Questo è un premio Nobel con dei protocolli americani che dice questo. Eppure in Italia no, non viene riconosciuta la figura del caregiver. È stata riconosciuta a fine 2017, è stato istituito questo fondo dopo 20 anni, ma ripeto, il fondo non si sa come verrà speso, e poi c'è questa cosa qui che io ho pubblicizzato un po' a tutti, che c'è questa aspettativa di vita bassa, quindi l'adeguamento mi sembra proprio fuori luogo. Grazie, chiudo questo capitolo del caregiver e vi dico solo due parole, visto che all'inizio non ho potuto parlare perché ero un po' preso. Sul fatto del lavoro in generale, direi che c'è una cosa che mi preoccupa veramente tanto, che è la mancanza di dignità sul lavoro. Cioè, siamo arrivati con questa situazione di precarietà, con questa situazione di bisogno, c'è una tale offerta di lavoro che ovviamente gli imprenditori, per loro natura interessati a fare reddito, ma anche onestamente non tutti, ma quelli un pochino più cinici, hanno capito che tu hai questa necessità e quindi ti propongono le cose più assolute, più incredibili. Ti guardano quanti minuti vai in gabinetto, ti vogliono mettere il braccialetto, piuttosto che pagarti pochissimo. Perché non so se avete reso conto, ma praticamente gli stipendi di chi viene assunto, che sia a tempo determinato, indeterminato, job act, sono mediamente il 30% meno solo di 5-6 anni fa. Non sono imprenditori quelli, cioè quelli col braccialetto stiamo parlando di una... No, ma non è solo il braccialetto, anche l'imprenditore che ha 7-8 operai, ti assicuro che se tu rispondi al telefono, non rispondi al telefono, anche a una telefonata che ti arriva dalla scuola, perché non sai se il giorno dopo potrai lavorare ancora.
perché siccome c'è la fila dietro di te, gente che vuole lavorare a tutti i costi, l'offerta è tale per cui praticamente l'imprenditore può ricattarti in tutti i modi. Prima di tutto offrendoti lavori a settimana, e sappiamo bene una settimana, un mese, che poi viene considerato un lavoratore assunto. Cioè ci dicono che i dipendenti sono aumentati, ma le ore lavorate sono diminuite. Quindi non è possibile considerare una persona che lavora magari un mese l'anno, due mesi l'anno, come una persona che ha un lavoro, perché con due mesi l'anno non ci vivi. Poi con questi stipendi che vengono appunto volutamente ridotti all'osso, perché sanno che ci sono ingegneri laureati che oggi se vogliono entrare nel mondo del lavoro devono prendere 1.000 euro al mese, ma a me non sembra giusto. E la considerazione che veramente mi lascia di stucco e chiudo è questa: praticamente oggi stiamo sfornando lavoratori, ma anche a tempo pieno, nel nostro movimento disoccupati c'è una persona che è mancata il teso, che per fortuna è trovata da lavorare, fa la guardia giurata, lavora anche il sabato e la domenica la notte, e mi ha fatto vedere la sua busta. Dice: io prendo 800 euro al mese, ma non sta facendo part time, lavora a tempo pieno. Dice: se fossi armato potrei arrivare forse a 1000 euro facendo le notti, facendo le festività, capito? Quindi comprenderete come questo cosa vuol dire che tu lavori, sei un lavoratore assunto e non arrivi alla fine del mese. Si sta generando una nuova categoria, non di noi disperati, disoccupati, ma addirittura di lavoratori che non possono arrivare alla fine del mese, perché se pagano l'affitto, la luce, l'acqua e il gas, lo stipendio che gli danno non gli basta più. È incredibile, in una repubblica fondata sul lavoro, che uno che lavora non possa nemmeno in modo dignitoso, ovviamente ognuno secondo le sue capacità non si affitterà il locale in centro, ma neanche in periferia, perché con 1000 euro, 800 euro al mese, e sei uno che ha un'occupazione, non arrivi alla fine del mese. Questo secondo me è qualcosa di incredibile. L'ultima cosa volevo solamente, e poi la passo la parola a lui che gestirà i vari politici, volevo capire chi è che è arrivato, se può alzare la mano. Allora, del PD, Cauter e Bobbi, c'è. Poi Stefano Bassi, sempre del PD, è arrivato. Stefano Bassi non è arrivato. Poi Pino Magni, Iacopo Pestevano, no, ma c'è chi? Alessandro Giardiello. Alessandro Giardiello c'è? È qua. C'è, bene. Che è di Sinistra Rivoluzionaria. Massimo Gatti, Sinistra per la Lombardia, c'è. E poi Bonetti Mario, che c'è Bonetti Mario. Ah, adesso sono anche arriva. Massimiliano Murgo, Potere al Popolo. Ecco qua. C'è. Daniele Pesco del Movimento 5 Stelle, candidato alla Camera, al Senato, e poi Bruno Miscurin, che invece è candidato sempre 5 Stelle, poi Gianmarco Senna, Lega Lombarda, sì. Tino Magni di Leo, Libero e Uguale, Onorio Rosati, che è candidato alla presidenza della Regione Lombardia, per sempre Libero, e poi qui ancora Aquilele Campiotti. Campiotti? Popolo della famiglia. Ok, grazie. Va bene, allora adesso. Non so se finisce, però io queste persone che sono state chiamate, se sono presenti, io adesso vi prego di venire al tavolo qui. Perché facciamo anche una foto con tutti loro. Se qualcuno di voi ha una, date con noi, via telefono, via mail, e cioè faremo parlare per primo Pino Magni e Onorio Rosati, sedetevi. Poi faremo parlare Massimiliano Murgo, poi Alessandro Giardiello e Paolo Grassi, poi Daniele Pesco e Bruno Miscolini del Movimento 5 Stelle, poi Stefano Bassi e Claudio Albumi del PD, Aquilele Campiotti, che ha un'urgenza, poi vediamo se accettate di farlo parlare prima, e Senna Gianmarco, che forse anche lui ha un'urgenza. Vediamo se riuscite. C'è anche Nino Vox. Nino Vox. Nino, ha cambiato. Sì, vieni, senti. L'importante è che facciamo anche una foto con tutti. Se qualcuno ha una foto, cerca. Se avete problemi, se potete aspettare almeno un paio di interventi, fare parlare prima di tutto almeno Pino Magni e Onorio Rosati, che ci hanno dato la conferma già da 15 giorni.
che era, sarebbero stati qui con noi questa sera. Quindi, rispetto a tutte le domande che abbiamo fatto, avete 10 minuti di tempo, gestitevelo fra voi due, onori e rosati di domani, e vi do un microfono e vedete un po' come fare a parlare voi due, poi facciamo parlare se Massimiliano Murgo e poi gli altri, se loro hanno urgenza dopo li facciamo parlare prima, almeno un paio di loro, giusto perché se no sarebbe anche stravolgere per loro che sono arrivati prima a darci delle conferme, e sarebbe anche un po' ingiusto. Siccome ci sono parecchi candidati regionali e non nazionali, l'argomento è più nazionale, ma volevo solo dire che a livello regionale comunque c'è da fare, nel senso che per esempio tutte le politiche attive per il lavoro che sono veramente per noi non hanno funzionato molto e che si basano molto su tutte queste compagnie, associazioni che dovrebbero farci corsi, curriculum eccetera, ma che poi non vengono mai misurate se producono veramente posti di lavoro, ma spesso producono posti di lavoro per se stessi, cioè riescono a lavorare loro, fanno i corsi, li chiamano e poi diciamo che la regione con i fondi europei li paga. Secondo noi sarebbe bene che qualcuno anche a livello regionale faccia le sue proposte e anche di stimolo, perché la cosa fondamentale anche per i disoccupati non è solo andare in pensione prima, perché se troviamo lavoro noi lavoriamo, non abbiamo problemi. Sì, ovviamente vi presentate voi, se siete candidati al Parlamento, alla Camera o al Senato, o se siete candidati alla Presidenza della Regione o a candidati consiglieri regionali, e come ha detto bene, anche per la Regione Lombardia, anche in passato, ha fatto anche per gli esodati, per i mobilitati, degli interventi, e per esempio ha fatto la mobilità in deroga per i mobilitati. Quindi ci sono anche per la regione, ecco perché ci sono anche dei candidati regionali, perché ha un senso anche sentire le loro proposte. Noi le registriamo, chiedo alle persone presenti se qualcuno è capace di scrivere anche cosa dicono, perché ci aiuta, perché noi dopo lo raccontiamo. Do questa informazione a tutti i candidati presenti, la mia mail è claudio.ardizio@libero.it, più o meno tutti ce l'hanno già quelli che ci hanno contattati. Chi non ce l'ha farà tempo di scriverla poi alla fine, può darci il suo contributo anche scritto, perché noi non è che siamo degli stenografi, quindi vi invitiamo anche se volete a darci anche dei contributi scritti e dei vostri testi.